Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ieri è stata la giornata internazionale del profumo e quindi avevo pensato di girare un video proprio su questa tematica. Non sono poi riuscita per una questione di tempi e di altre cose da fare, quindi ho pensato di farlo comunque oggi, anche se un pochettino in ritardo. Spero vi faccia piacere. Di cosa parlerò? Non lo so esattamente, ma siccome l'ultimo video chiacchiericcio, diciamo, mi è piaciuto molto da girare, ho pensato di farne ancora. Tra l'altro ho ricevuto anche altre vostre domande, quindi ne arriveranno sicuramente degli altri. Allora, cosa dirvi? Perché amo tanto questo mondo? Iniziamo dal presupposto che per me trovarmi davanti a un profumo, usare un profumo, sentire una fragranza è un po' come trovarmi di fronte a un qualsiasi altro tipo di opera d'arte. Ed infatti io sono la prima fautrice della fragranza come arte, soprattutto nel mondo della profumeria di nicchia. E l'unica differenza ovviamente sta nel linguaggio utilizzato, così come però in tutte le altre forme d'arte. Quindi secondo me è una forma d'arte a tutti gli effetti. Io tra l'altro, forse dirò una grandissima banalità, ma davanti a un profumo, per esempio, mi emoziono moltissimo, mi posso anche addirittura commuovere con alcune fragranze, posso viaggiare con la mente, posso avere dei ricordi molto molto forti di un qualcosa di già vissuto, quindi forse il mio olfatto è un po' più raffinato rispetto agli altri sensi, quindi io li avverto in maniera molto più forte. Questa può essere un'interpretazione. Però quello di cui magari volevo un po' raccontarvi oggi è che comunque il profumo si lega a tantissimi altri aspetti poi della vita, ma dell'arte anche in generale. Posso per esempio parlare di letteratura. I profumi spesso si legano a quella che è la letteratura e lo fanno magari con delle dediche proprio a degli aspetti particolari. Ad esempio, Histoire de Parfum, una linea molto conosciuta, molto famosa di profumi di nicchia, dedica molti dei profumi che crea a scrittori, dando poi a queste stesse fragranze il nome, il nome che è l'anno di nascita, dello scrittore che decidono di omaggiare. Ad esempio mi viene in mente 1899 dedicato ad Hemingway o 1828 che invece è dedicato a Jules Verne. Quindi questo può essere un esempio. Anche Musk Milano, che è un'azienda fantastica secondo me, ha fatto una dedica proprio ad Hemingway, la fragranza è chiamata Homage to Hemingway. Quindi sicuramente sono tante le aziende che fanno questo tipo di abbinamento tra varie forme d'arte. Ad esempio, un'altra che mi viene in mente è per esempio la linea dei profumi di D'Annunzio, dedicati proprio al famosissimo scrittore. Io tra l'altro ho sentito Acqua Nunzia, mi è piaciuto molto, molto fresco, agrumato, estivo, buonissimo secondo me. Non l'ho mai acquistato, ma ci ho fatto più volte un pensierino. Ancora, per esempio, Nishan ha dedicato due profumi, due fragranze proprio al Piccolo Principe, tra l'altro buonissime. Una che si chiama B612 e l'altra invece Vine and Naive. Non so come si dica, ammetto. Così come però ci sono rapporti tra profumeria e tutta una serie di altre tipologie d'arte. Vi faccio due esempi relativi alla musica che possono essere Music for a While di Frédéric Malle, che è dedicato a una lirica di Purcell. Qui come nota principale abbiamo la lavanda, per cui chi fosse interessato sentitelo perché è molto particolare, ma anche per esempio Cocaine di Frank Buchli, che è un profumo ispirato alla canzone di Eric Clapton, appunto Cocaine. Qui abbiamo invece come nota, giusto per dirvelo, la tuberosa. È molto, piace molto 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 questo profumo.
Un'altra invece tipologia di rapporto che abbiamo riguarda proprio l'arte figurativa. Voi dovete sapere, questa secondo me è una chicca anche molto interessante, che Laura Tonatto ha creato un profumo per l'opera d'arte di Caravaggio che si chiama Il Suonatore di Liuto. Cos'è successo? Questa fragranza è stata installata all'Hermitage di San Pietroburgo proprio durante le visite dei visitatori ad accompagnare l'opera del Caravaggio. Quindi questa secondo me è una cosa molto bella, che ci dice proprio quanto questi mondi siano in realtà legati. Potrei parlare ancora tantissimo di questa tematica, ma per ora direi che potete averne abbastanza dopo quasi 6 minuti di video. Però ci sono tantissimi altri aspetti che possono legare profumi a esperienze di vita di qualsiasi tipo. Per esempio, ci sono dei profumi dedicati in maniera molto importante alla natura. Quello che mi viene in mente, non so, è la linea Le Jardin d'Hermès, dedicati a giardini, all'aspetto un po' più, diciamo, tra virgolette, floreale. Oppure anche a Zoologist. Zoologist punta invece il riflettore sul mondo animale proprio come uno zoologo. Quindi questo è un altro aspetto, per esempio, che un profumo può, come dire, trasmettere in maniera importante. Oppure viaggi, luoghi. A me, per esempio, moltissimi profumi riportano a viaggi. Oppure me li fanno semplicemente sognare dei luoghi lontani. Mi viene in mente, per esempio, Traversée du Bosphore, l'air, scusatemi, du désert marocain, o la una, Rajasthan dietro, ma anche tantissime altre. Per esempio, Elephant and Roses, pur non essendo di Maria Candida Gentile, scusate se non ve l'ho detto, pur non essendo una fragranza che ci riporta per forza ad un luogo predefinito, in realtà a me ricorda un viaggio fatto, quindi come vi ho già anche raccontato, quindi ce ne sono veramente di tutti i tipi. Ma possono anche essere, per esempio, legati invece a dei personaggi. Ad esempio, Rosy di Vero Profumo è una fragranza dedicata ad Anna Magnani, una grande donna e una grande artista, un po' come un ritratto, se vogliamo. Quindi anche qui c'è tutto un mondo, e poi un profumo può essere legato semplicemente a delle tradizioni. Adesso, qui una delle ultime uscite, che è Dies Aurore di Antonio Alessandria, oppure Jour de Fête, quindi l'utilizzo del confetto, oppure anche sul Mona di Coquette, che vogliono riportare magari a quelle feste in cui il confetto la fa poi da padrona. Ma poi ci sono tantissime altre cose, profumi che vogliono riportare dei concetti, ad esempio la sensualità, la purezza, cioè davvero c'è un mondo dietro alle fragranze. Tante fragranze poi invece sono l'esaltazione, secondo me, di una materia prima, cioè non mi vogliono tanto raccontare una storia, ma vogliono farmi sentire una materia prima in maniera originale, in maniera eccellente, quindi questo è un altro mondo ancora. Come dire, profumi possono essere davvero di tutto e di più. Ecco, io direi di aver parlato abbastanza. Vi mostro quella che è stata la fragranza che mi ha accompagnato ieri durante appunto la giornata mondiale del profumo, ma anche oggi ho deciso di riutilizzarla. Eccola qui, Ruby di Vero Profumo in Voile d'Extrait. Una fragranza meravigliosa, davvero stupenda, un profumo caldo, avvolgente, sensuale, super, super, super e buonissimo, assolutamente fantastico. Detto questo, io vi saluto, spero di rivedervi presto e alla prossima. Ciao!